Accoglieremo i genitori, il padrino e la madrina del bambino che verrà battezzato. Questo gesto ci ricorda che il battesimo è la porta d'ingresso nella vita della comunità cristiana. Che nome date al vostro bambino? Manfredi.
per Manfredi, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per il vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impara ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Sì. Manfredi, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. E dopo di me anche voi genitori, madrina e padrino, farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Signore sia con voi. Fratelli, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Poiché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato. Egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge si adempisse in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Parola di Dio. Dice il Signore: ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, ti darò un trono che duri nei secoli. Canterò senza fine la bontà del Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Perché questo bambino sia illuminato dal mistero della tua morte e risurrezione, rinasca a nuova vita e sia incorporata alla tua santa Chiesa, noi ti preghiamo. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepolo e testimone del tuo Vangelo, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché da te guidato cammini in santità di vita e giunga alla vita eterna, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i suoi genitori, il padrino e la madrina, diano a lui aiuto una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tu custodisca sempre nel tuo amore la sua famiglia, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questo bambino dal peccato originale. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, e viverai nei secoli dei secoli. Per Cristo nostro Signore, amen. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Rinunciate a Satana, rinuncio, e a tutte le sue opere, rinuncio, e a tutte le sue seduzioni, rinuncio. Professiamo adesso la nostra fede rispondendo: credo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Volete dunque che Manfredi riceva il battesimo nella fede della Chiesa che adesso tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Manfredi, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza
perché è inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Manfredi, sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Il cielo che verrà acceso ci indica il dono della fede che i genitori, insieme col padrino e la madrina, sono chiamati a trasmettere a Manfredi nel cammino della sua vita. Vita, andate in pace, rendiamo grazie.